Tutto è nato ovviamente da una grande passione che noi abbiamo ereditato da nostro padre, anche perché noi veniamo da una lunga tradizione di cercatori di tartufi. In piemontese si chiamano trifulau. E noi qui ci troviamo nella casa di famiglia, costruita da un nostro antenato 150 anni fa, e veniamo da 5 generazioni di cercatori. E abbiamo ereditato, questo è più che un mestiere, è una passione. E nostro padre diceva che è ancora più di una passione, una malattia. E noi quando eravamo piccolini, 5-6 anni, abbiamo ereditato questa passione, appunto. È la prima volta che siamo andati per tartufi di notte, perché si va essenzialmente di notte per tenere segreti i posti. È stata una sorta di rito di iniziazione. E quindi 5 anni fa appunto abbiamo deciso di condividere con altre persone questa nostra esperienza, abbiamo aperto la nostra casa, abbiamo una tartufaia naturale per fortuna di nostra proprietà e ai visitatori che vengono a trovarci parliamo delle tradizioni, del mistero, del fascino del tartufo, raccontiamo anche che cos'è il tartufo, ma soprattutto condividiamo con loro l'esperienza, il momento magico della ricerca e soprattutto quando siamo fortunati dal ritrovamento del Già, già, tartufo. già, già. Già, già, già. Lei già, già. Lei già, già. Già, già, già. Questa tira sul morale, noi diciamo. Qualcuno dice non solo il Non solo. morale. Dai Diana, dai, Una. sì. Forza Diana, lì, dai Diana, dai, lì Diana, qua, vieni qua, Egoistica qua, questa. te, Diana, 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 te. È uno spettacolo vedere sto Brava, cane. brava Diana, brava, brava Diana, brava Diana. Se fossero due tartufi bianchi, ci sarebbe il valore di Diana? 700-800 euro, due tartufi bianchi così. Diana? Dos blancos. Due tartufi così Diana? valgono sui 70-80 euro. C'è una differenza, c'è 10 volte in meno quello nero. E poi si finisce con una degustazione su questa terrazza dove c'è anche un bellissimo paesaggio. Qui siamo nel regno del buon vino e dei tartufi. Noi siamo fortunati a poter godere di questo binomio. Ma il tartufo intanto, devo dire, dobbiamo parlare del tartufo bianco del Piemonte, il più pregiato. Qui siamo nella zona maggiormente vocata per questo tartufo. Intanto si trova in poche regioni italiane. E il Piemonte si dice che è la regione migliore, ovviamente, ed è via via sempre più apprezzato. Purtroppo anche la quantità sta diminuendo e credo che sia il suo profumo, è nel suo profumo che c'è l'intrigo e il fascino, nella sua particolarità. E poi non bisogna dimenticare che il tartufo, comunque un po' nella leggenda, un po' nella realtà, ha dei poteri afrodisiaci. Intanto io credo che non si può mangiare da solo il tartufo. Tartufo è un momento di condivisione, di compagnia, di festa. Intanto credo che sta nel suo mistero, il suo pregio. Intanto già gli antichi, i romani lo chiamavano il figlio del fulmine perché pensavano che nascesse, che Giove lanciando i fulmini facesse scaturire dalla combinazione del fuoco, dell'acqua e della terra il tartufo. E poi nel Medioevo la Chiesa l'aveva definito il frutto del diavolo perché peccaminoso. E quindi attorno al tartufo se ne è parlato tanto, si è creato un mistero, devo dire la verità. E dicevo, quando si compra un tartufo non si compra un fungo, si compra un'emozione.